Oggi festeggiamo i miei 50.000 iscritti dedicando questo video alla riparazione di questa lampada d'emergenza marca Beghelli, modello 1499. Con l'occasione vedremo come individuare le giunzioni di un transistor, vedremo anche lo schema elettrico di questa lampada d'emergenza. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. Queste lampade d'emergenza sono spesso soggette a guasti. Prima però di procedere ad un nuovo acquisto, vediamo come ripararle con questo video. È bene precisare che per testare una lampada correttamente funzionante è necessario sì collegare la batteria, ma anche collegare la 220 V, attendere che il LED di ricarica si accenda. A questo punto, e solo a questo punto, togliendo la 220 V, i LED si accenderanno. Cosa che non avviene invece per la mia lampada Beghelli guasta. Nella maggior parte dei casi il problema di queste lampade è l'esaurimento della batteria al piombo da 6 V. In genere, sostituendo la batteria, si riesce a risolvere il problema. Di solito queste batterie al piombo da 6 V 3,2 A non durano più di 2-3 anni. Link in descrizione. In genere una batteria sana ha un voltaggio compreso tra i 5 e i 6,5 V. Nel mio caso specifico, poiché la batteria di questa lampada era esaurita, ho già provveduto a sostituirla con una nuova, senza sortire alcun effetto. La lampada, infatti, anche rispettando la procedura, non si accende. A questo punto andiamo a verificare la bontà delle due strisce LED collegate in parallelo ai lati. Queste due strisce richiedono, per poter funzionare correttamente, una tensione di circa 16 V e una corrente di circa 40 mA. Pertanto vado a collegarle, una alla volta, al mio alimentatore settato su una tensione di 14 V. Prima striscia correttamente funzionante, seconda striscia idem. Variando leggermente la tensione di alimentazione, è possibile anche variare la corrente di assorbimento e quindi la luminosità delle lampade, senza esagerare però per non danneggiare i LED. A questo punto è evidente che c'è un problema sulla scheda elettronica. Vediamo in particolare sommariamente come è composto questo circuito. In basso a sinistra troviamo un alimentatore diretto che trasforma la 220 V in una tensione continua di 9,5 V destinata a ricaricare la batteria. Nella parte destra troviamo lo step-up converter che converte la 6,5 V della batteria in una tensione di circa 16 V per le lampade. I vari transistor presenti nella parte centrale del circuito servono a sentire la 220 V e ad attivare di conseguenza le lampade in sua assenza. Lo step-up converter è un circuito integrato ad 8 pin, sigla MC34063A. Permette di innalzare la 6 V della batteria ai 16 V necessari. L'avvio dello step up avviene ponendo a zero il piedino 5 di comando dello stesso. Per quanti di voi fossero interessati all'elettronica di questa scheda, in fondo al video troverete una spiegazione dettagliata dell'intero funzionamento del circuito per ciascun tipo di componente. Per il momento, per trovare il guasto, cominciamo con l'indagare più da vicino questo integrato, fornendo le alimentazioni a lui necessarie per vedere se riesce a tirar fuori l'alimentazione 16 V per il LED a partire dai 6 V della batteria. Collego il mio alimentatore variabile settato sui 6,35 V. Questo alimentatore è stato oggetto di un mio video precedente, link in alto a destra. Seguendo nuovamente la procedura di accensione delle lampade, noto che sui piedini di uscita di questo integrato step-up è presente una tensione di 6,42 V. Ma questa potrebbe non essere necessariamente un'anomalia perché le lampade risultano comunque spente. Tuttavia, l'integrato risulta abbastanza scottante al tatto. Ma prima di dare la colpa a lui, andiamo a controllare questi transistor di commutazione circostanti. Con l'utilizzo del multimetro sulla portata test giunzioni diodi andiamo a testare le due giunzioni collettore base ed emettitore base dei transistor NPN e PNP presenti sul circuito. Negli NPN metteremo il puntale positivo sulla base, per i PNP invece il puntale negativo.
Cominciamo con questo primo transistor e andiamo a porre i due puntali tra collettore base o emettitore base. Facciamo diversi tentativi, scambiando anche di mano i puntali all'occorrenza, fino ad individuare le due giunzioni di circa 0,6 V. Una volta individuate queste giunzioni corrette, in questo caso il puntale nero negativo sulla base ci fa capire che siamo in presenza di un transistor PNP in ottime condizioni. Ripetiamo questa procedura per tutti gli altri transistor e anche per tutti gli altri diodi presenti. Un transistor difettoso potrebbe avere un valore di giunzione di molto inferiore o se non in cortocircuito rispetto al valore di 0,6 V. In questo caso, per esempio, un valore pari a 75 ohm potrebbe essere falsato da qualche componente circostante, pertanto andiamo a testare questo transistor fuori dal circuito dissaldandolo. Solita tecnica, contrappeso dall'altra parte e aggiunta di stagno sui tre piedini, ed in poco tempo il nostro transistor è libero, possiamo testarlo fuori dal circuito. Trattasi di un BC547, ovvero un NPN. Simbolo grafico freccetta verso l'esterno della base. Andando a misurare i valori di giunzione di questo transistor, è positivo sulla base e possiamo individuare entrambe le due giunzioni. Dunque, fuori dal circuito anche questo transistor è sano. Questa verifica poteva essere fatta anche con il tester di guadagno del multimetro, ma questo transistor ha le gambe troppo corte per entrare in contatto con il tester di guadagno. Una volta risaldato al suo posto questo transistor, andiamo di nuovo alla ricerca del colpevole. Per testare gli altri componenti, in particolare i diodi Zener presenti nel circuito, utilizzo questo mio utile strumento di test per diodi Zener. Si tratta nient'altro che di un generatore di alta tensione in grado di indicare la tensione corretta di un diodo Zener. Anche per questo attrezzo ho realizzato un video apposito, link in alto a destra. Andiamo a testare questo Zener presente in parallelo all'alimentazione dei LED. Si tratta di un Zener da 20 V. Dopo aver testato invano tutti gli altri componenti, transistor e diodi presenti su questa basetta, sono sempre più convinto che il responsabile di questo difetto sia proprio l'integrato step-up converter. E da questo punto, preso un po' anche dallo sconforto, decido di ricollegare il circuito alla 220 V per vedere se accade qualcosa di nuovo. Prima di effettuare questa operazione, però, attenzione, si tratta di un circuito sottofase, quindi non toccate nessun componente se non volete prendere la scossa. Non effettuate queste operazioni se non conoscete i pericoli della corrente alternata. Vado a fornire la 220 V con la massima cautela e a questo punto accade il miracolo. Si accende il LED di ricarica, ma si accendono anche le lampadine a LED sottostanti. La luce di queste lampade è molto debole. Noto inoltre che a seguito di questa operazione l'integrato step-up converter scotta parecchio, è quasi intoccabile, segno che evidentemente è proprio lui il problema su questo circuito elettronico. Inserisco nuovamente la spina, ma il problema si ripresenta identico. Per conferma vado ad utilizzare la mia termocamera Thermal Master P2 e vedo che in effetti durante questa operazione il mio integrato step-up arriva ad una temperatura di quasi 100 gradi centigradi, pertanto comincio a sospettare che sia proprio lui il responsabile del guasto e decido di dissaldarlo dal circuito. Solito flussante Topnic liquido per agevolare la dissaldatura. Aggiungo dello stagno 60-40 per favorire la dissaldatura di questo stagno che sarà sicuramente senza piombo. In questo modo la mia stazione dissaldante ZT915 non avrà problemi a dissaldare questo stagno perché la sua temperatura di fusione adesso sarà più bassa e potrà facilmente aspirarlo completamente. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link per l'acquisto nel mio negozio virtuale Amazon.
Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento opportuno per mettere like e valutare anche l'iscrizione al mio canale sul Fai da te. Come al solito inserisco uno zoccolo prima del nuovo integrato per facilitarne la rimozione in caso di problemi. Una volta ordinato il nuovo integrato, vado semplicemente a reinserirlo nello zoccolo. Non prima però di aver verificato la corretta posizione della tacca di riferimento. Ed eccoci giunti al momento della verità. Vediamo se ora la nostra lampada funziona correttamente. Colleghiamo la nostra batteria da 6V ed inseriamo la 220V che poi andremo a togliere per far accendere i LED. Il nostro LED verde si accende, segno che il circuito elettronico sta ricaricando la mia batteria. Riprendiamo la nostra termocamera Thermal Master P2. In questa fase, con i LED non attivi, osserviamo soltanto il riscaldamento delle resistenze di potenza. La prima in alto a sinistra, la resistenza di ricarica della batteria, la seconda quella di stabilizzazione della tensione e il transistor che si occupa di scaricare la tensione in eccesso, oltre naturalmente alla resistenza dell'alimentatore. Andiamo a rimuovere l'alimentazione 220V e i LED finalmente sono accesi come dovrebbero esserlo. E alla termocamera il nostro integrato step up risulta termicamente tiepido, a tal punto che può essere anche toccato col dito senza scottarsi. Bene, anche stavolta sono riuscito a riparare con successo questa lampada di emergenza marca Beghelli modello 1499 che potrà essere nuovamente reinserita sulla sua scatola al muro. Prima però, come promesso all'inizio del video, andiamo a vedere il funzionamento di questa lampada nello schema elettrico che ho minuziosamente ricostruito con un'opera di reverse engineering con molta ma molta pazienza. Prendete naturalmente questo schema con le dovute cautele. In alto a destra possiamo individuare lo step up converter che si occupa di generare la 16V a partire dalla 6V. Un'induttanza energizzata da un'onda quadra a 100 kHz di frequenza carica progressivamente un condensatore elettrolitico per ottenere una maggior tensione in uscita. Con questo mini oscilloscopio è possibile visualizzare la frequenza di switching. Il diodo Zener da 20V visto in precedenza limita questa tensione in uscita riportando una tensione positiva sul piedino di interruzione dello step up nel caso in cui qualcosa andasse storto. L'alimentazione positiva di 6V per questo integrato è fornita da questo transistor PNP. La tensione negativa necessaria per eccitare la base è fornita da questo transistor NPN, a sua volta eccitato da una tensione positiva proveniente dal transistor PNP, quest'ultimo eccitato ogni qualvolta la tensione della batteria collegata alla sua base è inferiore rispetto alla tensione dell'alimentatore, ossia quando l'alimentatore è acceso. La 220V alternata viene abbassata di valore da una resistenza di potenza da 10 ohm e da un condensatore al polipropilene da 2,5 microfarad. Quest'ultimo, grazie alla sua reattanza, abbassa ulteriormente la 220V per poi passarla al ponte raddrizzatore che la trasforma in continua. Questa tensione di 9,5 V continua ai capi dell'elettrolitico sarà utilizzata per caricare la batteria da 6,5 V e per i circuiti di sensing della corrente. La caduta di tensione di 3 V ai capi della resistenza da 22 ohm per la ricarica provoca anche l'accensione del LED di ricarica attraverso una resistenza in serie da 100 ohm. Per proteggere la batteria da un'eccessiva carica, un diodo Zener monitora questa tensione di batteria e attiva, facendolo entrare in conduzione, un transistor NPN, il cui collettore è collegato alla base di un transistor PNP che si porta in conduzione facendo scaricare questa extra tensione sulla resistenza di potenza. Un trimmer permette di regolare questa tensione di soglia per la scarica. In presenza della 220V, questo transistor attiva a sua volta un transistor PNP, portando la sua base a massa, che fornisce una tensione positiva al piedino 5 dello step up
inibendone il funzionamento. Per finire, un ultimo transistor NPN, che ho rinominato transistor latch, di aggancio, permette di attivare la corretta alimentazione allo step-up converter solo dopo aver rimosso la 220 V per la prima volta dal circuito. A questo punto possiamo anche provare ad effettuare una diagnosi del nostro guasto. Presumo che ci sia stato sul piedino 5 dell'integrato un cortocircuito interno che ha fatto attivare le lampade pur in presenza della corrente alternata a 220 V. Bene amici, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, mettete like, iscrivetevi al canale, bla 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 bla. Ci vediamo la prossima volta.